cosa succede fra Andrea Damante ed Elisa Visari? A quanto pare lui oggi sta con l'ex di Federico Chiesa, la foto a seguire. La vita sentimentale di Andrea Damante è sempre sotto i riflettori. Di recente si è parlato della presunta gravidanza di Elisa Visari, la sua fidanzata con cui probabilmente è arrivato al capolinea. Oggi si vocifera che stia con l'ex di Federico Chiesa, ma è vero? Come sempre un grande caos, ad Andrea Damante le cose facili non piacciono. Dopo un lungo tira e molla con Giulia De Lellis, il DJ veronese aveva ritrovato la felicità al fianco dell'attrice Elisa Visari. Quest'ultima è stata anche protagonista di un pettegolezzo tutt'altro che onorevole in cui si diceva che, per gelosia nei confronti dell'ex fidanzato, avesse addirittura aggredito fisicamente una ragazza, a Milano. Aggressione a parte, comunque, sembra che la storia d'amore fra Andrea ed Elisa sia finita e che lui si stia consolando fra le braccia di Benedetta Quagli, ex fidanzata di Federico Chiesa, oggi sposato con Lucia Bramani. Cosa c'è di vero? I pettegolezzi stanno infiammando il web? È finita fra Andrea Damante ed Elisa Visari? Insomma, Elisa Visari non sarebbe incinta di Andrea Damante. L'attrice sarebbe stata vista più volte in compagnia di Simone Susinna e sembra anche lei aver voltato pagina. Nel frattempo anche l'ex tronista di Uomini e Donne pare aver ritrovato il sorriso al fianco della ex del calciatore Federico Chiesa. Pare, comunque, che Damante abbia provato in tutti i modi a riconquistare la sua Elisa, purtroppo, però, con scarsissimi risultati. Nelle ultime ore, una segnalazione anonima a Deianira Marzano ha fatto drizzare le antenne dei fan del DJ. Andrea sarebbe stato pizzicato insieme a Benedetta Quagli. La relazione con l'ex fidanzata di Federico Chiesa, l'utente che ha segnalato la notizia a Deianira ha ripreso Benedetta Quagli, ex fidanzata di Federico Chiesa, insieme ad Andrea Damante. I due, stando a quanto racconta la fonte, avrebbero passato la serata insieme chiacchierando in maniera fin troppo confidenziale. È probabile che quello fosse uno dei primi appuntamenti della coppia. Dopo un po', poi, avrebbero anche lasciato il locale insieme. Ovviamente, nessuno dei diretti interessati ha chiarito se ci sia qualcosa di vero in questi rumors oppure no. Di seguito l'indiscrezione dal profilo di Deianira Marzano.